Ciao ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono Fabrizio e quest'oggi proviamo in esclusiva insieme a voi Project Car 2 su la realtà virtuale con il mio casco HTC Vive. Sono già sulla corsia di box con la mia LMP2, l'Oreca 03, e siamo su Imola, uno dei miei circuiti preferiti, come sapete, e quindi iniziamo subito la registrazione per partire appunto con questa fantastica auto. Allora, super slamming impostato a 1.4, la risoluzione automatica. Io ho 78 frame per secondo fissi in questo momento, sapendo che sto registrando. Quindi diamo le prime impressioni, abbastanza fluida. Il dettaglio, ragazzi, è veramente ottimo. Ho lasciato praticamente le impostazioni che il sistema ha scelto per me. C'è un pochettino di lag, penso che sia per la registrazione, perché comunque il dettaglio grafico è davvero ottimo, ragazzi. Onestamente, nulla a che vedere con il primo, nel senso che nella realtà virtuale del primo Project Car c'era un dettaglio che lasciava un po' a desiderare, si vedeva o non si vedeva. Cioè, magari sto esagerando, però qui e mi sono girato, stavo per dire, qui praticamente il rendering è fatto ovunque, quindi per farvi apprezzare un attimo. E onestamente si vede tutto molto fluido e il dettaglio è più mi avvicino, vedete. Allora, ovviamente il fatto che manchi un po' di frame per secondo non posso garantirvelo, ma credo che dipenda dal fatto che stia registrando, insomma, c'è il sistema un po' sotto torchio. Però la resa in realtà virtuale lo sapete ormai come la penso, ne ho ampiamente parlato. Pur mancando frame per secondo, non ho assolutamente nessun tipo di sensazione di nausea. Ma quello che mi impressiona di più è che qui devo veramente fare un applauso ai ragazzi della slide di Mai di Studio, è che hanno sfruttato completamente il casco, nel senso che la visuale è totale, non c'è quel senso di sfumato o che si debba spostare gli occhi verso l'alto, o spostare lo sguardo piuttosto verso l'alto o verso il basso per cercare di vedere nitido. Cioè, si vede come se si fosse dentro. Poi la visuale, guardate qua, il sole è micidiale. Sensazione di velocità è presente, pur avendo 78 frame per secondo. E quello che sto notando, il comportamento della macchina mi sembra molto molto coerente. Ora, il tutto è da testare, ragazzi. Sto veramente iniziando qui registrando per voi a testare la realtà virtuale su Project Car 2 con questo audio che è molto coinvolgente, come ne avevo già discusso. Fa veramente voglia di continuare a giocare. Mi piacerebbe però testare insieme a voi anche una garetta, magari con qualche auto diversa. Finisco qua per vedere. Davvero ottimo, ragazzi, io ve lo dico, se avete modo, testate un casco di realtà virtuale perché ne vale veramente la pena. No, ragazzi, io dobbiamo testare una gara, per forza. Facciamo rapidamente. Lascio in registrazione. Vediamo che auto prendiamo. Rimaniamo su Imola e siamo con una Ferrari, una GT3, e torniamo subito ad immergerci in gara qui a Imola. Lo sapete che mi piace tanto questo circuito a casa nostra in Italia. E vediamo se i frame calano e quello che è la resa. Vediamo se riusciamo a centrare. Ah, i frame non calano assolutamente, è molto fluido. Stavolta hanno fatto veramente un bel lavoro, tutto è renderizzato. Non so come l'ho detto. Ma la sensazione di esserci c'è tutta. Questa Ferrari canta davvero, ragazzi, mamma mia.
cerco di girare la testa, vedete, non ho più quei problemi di motion sickness, penso che sia magari adesso una questione anche di abitudine. O forse avevo ragione, il gioco è talmente ben ottimizzato che quelle sensazioni di nausea scompaiono. Sì, ci sta ragazzi. Ci sta. Bel lavoro, slide di Mighty Studio, bel lavoro. E qua ho toccato l'erba, ragazzi. Infatti, guardate. Facciamo bravi ragazzi, guardiamo a sinistra prima di partire. Qua sarà dura perché la IA l'ho messa al massimo. Però comunque, come dicevo, fisica implacabile. Si tocca l'erba, frazione posteriore, frenata e si gira. Mi sembra tutto coerente per adesso. Comunque la fluidità con tutte quelle auto lì della IA è molto buona, sapendo che sto registrando, ragazzi, quindi se dobbiamo dare un giudizio direi più che positivo, anzi un lavoro egregio. Ma poi quello che è impressionante è la visione dell'insieme che si ha, non c'è bisogno di andare a puntare. Ci sarà qualche amico mio, mi viene in mente Stefano, che aveva questo problema che vedeva un po' sfocato, ecco, non mi veniva il termine. Diceva: Fabri, vedo sfocato, sono un po' deluso. Beh, con Project Car 2, caro Stefano, se guarderai questo video, ti assicuro che quella sensazione non ce l'avrai più, perché onestamente hanno veramente fatto un lavoro, cioè si sono concentrati su questo comparto realtà virtuale. Mamma mia, guardate come è fatta sta macchina. C'è un po' di lag, diciamo, però posso giustificarlo perché il mio PC sta gestendo parecchie cose. Bene ragazzi, allora dopo questo test in realtà virtuale per Project Car 2, vi dicevo più che positive le sensazioni. Onestamente l'ottimizzazione senza toccare nulla, quindi abbassare qualsiasi cosa o modificare la grafica, il sistema ancora una volta gestisce il tutto, mantiene comunque una certa performance in termini di frame per secondo, che sia con gara, con auto o altro, nessun problema. E come dicevo anche la fisica. Forse è la mia sensazione personale perché si è talmente immersi che si va un po' più cauti, non lo so, però mi sembra che la risposta sia abbastanza buona. Qui veramente non ho praticamente nessun punto negativo da segnalare, cercherò di approfondire per vedere se tutto quello che ho detto di negativo si traduce appunto nella realtà virtuale utilizzando quelle auto che mi hanno dato problemi come discutevo nei video precedenti. Però onestamente ragazzi, qua la slide di Mighty Studio ha fatto un lavoro di ottimizzazione per la realtà virtuale che vale davvero, davvero la pena. Quindi ancora un applauso e un bravo ai ragazzi. Io direi che concluderei qui appunto il video. Ragazzi, ci vediamo alla prossima. Non esitate a commentare come state facendo ultimamente. Cercherò di rispondervi e perché no fate delle richieste. E se il video vi è piaciuto, un pollicino in su e ricordatevi di iscrivervi, è gratuito. Ci vediamo alla prossima da Fabris. Ciao e grazie per avermi servito.